per entrare qui dentro, qui c'è il Talent Garden, che sono praticamente degli spazi un po' concepiti alla Silicon Valley, ovvero dei luoghi, degli uffici dove professionisti di vari tipi si incontrano, condividono i lavori o comunque coesistono nelle stesse stanze, nello stesso luogo, e condividono dei veri e propri uffici. È molto carina come idea. Dicevo, mi ha chiamato Sara Velti perché li servivo. Saranno 3 squadre, ogni squadra dovrà realizzare un video. E appunto io dovrò aiutarli in questo, nella ripresa, nella fase di scrittura e poi nella fase... Grazie motorino. E poi nella fase di montaggio. Sarò quindi tutor per un giorno. Sono molto curioso. Vedremo come andrà. Fare una cosa stranissima, poi vedrete. I ragazzi sono strani in gamba, poi ragazzi sono anche più grandi di me, infatti mi sento pure un po' a disagio, però è veramente figo, c'hanno un sacco di voglia di raccontare attraverso il video che mi fomenta. Ok, stop. Vai col badge, guardatelo. Azione. Perfetto. Di metterlo un po' più in qua. Abbiamo avuto 1 ora di tempo per ideare, quindi scrivere, girare e adesso montare. Ragazzi, vi presento Sara Velti, eccola qui finalmente. E che cosa abbiamo fatto oggi? Ci siamo divertiti come pazzi, avete visto, abbiamo finito il video, ve lo lascio in descrizione. In quest'ora e mezza che cosa abbiamo fatto? Qual era l'obiettivo? Allora, eravamo 3 supergruppi di studenti di content marketing e Giacomo mi ha aiutato a seguirne in particolare uno. Abbiamo realizzato un bellissimo video che racconta la vita qui nel Talent Garden. Ciao! Ciao! Ho recitato e ho anche girato. E poi abbiamo scelto la musica, abbiamo montato, quindi abbiamo fatto un po' tutto. È stato un lavoro molto di gruppo. Bene, beh, perché loro facevano parte di un altro gruppo, quindi noi diciamo eravamo concorrenti. E loro, io l'ho visto, loro non so se hanno visto il nostro. Ma noi abbiamo fatto un capolavoro. È vero, confermo, era molto molto carino. L'avete realizzato in 1 ora e mezza? 2 ore, dai. Se oggi eravate al Talent Garden, avete sentito urla, cioè erano loro. Mi è quasi piaciuta sta lezione, pensavo peggio sinceramente, più che altro perché l'età media, come avete visto, era più alta degli anni che ho io. Però si sono divertiti, mi sono divertito pure io. Ora si riprende il motorino, oggi invece che andare da Giulio lavorerò da casa, in attesa poi della riunione di stasera. La faremo oggi la riunione delle fantine, quindi stasera ci vedremo per la riunione e quindi andiamo, va, che è già tardi, sono quasi le 3. Bella ragazzi. Molto tristi perché Chiaretta ci sta dando l'arrivederci, perché è un arrivederci, giusto? Sì. È tutto buio. Orgoglioso di lei, orgogliosi di lei. Allora, siamo con... Minchia, cioè, è estrema questa, la social così. Flaminia e il nostro attore di teatro Gianluca. Sì, no, qui mi segue, c'è più luce di là. Allora ragazzi, è venuto il momento di leggere la parola del giorno e quindi... apriamo l'email. Caporetto, signori. Qua esce fuori tutta l'ignoranza di chi non conosce questa parola. Caporetto, dovete sapere che è quella famosa grave sconfitta, quella disfatta. Infatti è un modo di dire, no? Si dice. La disfatta di Caporetto. La disfatta di Caporetto è stata una Caporetto, no? È sempre presa come riferimento. Tant'è che è diventato un aggettivo. E quindi Caporetto, ragazzi. Niente di più, niente di meno. Cin! Alla vostra. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, perché questa serata si conclude così. Abbiamo salutato Chiara, che è partita ufficialmente per Milano. Ciao Chiara! Ciao Chiara, metticela tutta perché sta inseguendo il tuo sogno. Chiara è un'attrice del gruppo. L'hanno selezionata e quindi adesso parte per Milano e comincia il corso.
grande Chiara, grande! Domenica sarà a Milano, quindi questa è stata l'ultima riunione Elefanti con Chiara. Qualcuno di voi che mette la mano sull'obiettivo per chiudere il video.